Buonasera a tutti e bentrovati. Anche questa sera io entro nelle vostre case e voi entrate nella mia. Ecco, ci lasciamo accompagnare anche proprio mentre viviamo questo mercoledì santo, che è proprio la porta d'accesso al grande Triduo Pasquale. Ci lasciamo guidare dal Vangelo di questa giornata. Lo ascoltiamo dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: l'hai detto. Ecco, anche questa sera ci ritroviamo dentro la dinamica del tradimento. Ma facciamo in modo che questa breve riflessione che facciamo insieme possa diventare anche un po' un esame di coscienza per noi che ci prepariamo alla Pasqua. Sapete che quest'anno non è possibile la confessione individuale per ovvi motivi di ordine sanitario. E quindi il Vescovo e il Papa propongono questa confessione, riconciliazione di desiderio. Ecco, però questo non ci esime dal fare l'esame di coscienza. E c'è una domanda che ci può davvero interpellare, che è la domanda dei discepoli. Era uno il traditore, ma è interessante che tutti chiedono: sono forse io, Signore? C'è la responsabilità personale. Noi oggi siamo sempre più abituati a generalizzare tutto e tutti, e tante volte ci teniamo lontani dalla nostra responsabilità personale. Sono forse io, Signore? Cosa posso fare io, Signore? Che cosa posso cambiare? Noi spesso e volentieri aspettiamo che siano gli altri, puntiamo il dito sugli altri, ecco, condanniamo gli altri. Ecco, proviamo proprio in questo esame di coscienza, in questa riflessione proprio alle porte della Pasqua, a chiederci: io che posto ho, che ruolo ho, che posizione ho? I miei tradimenti, prima di pensare a Giuda, prima di pensare a quelli degli altri, i miei dubbi, le mie perplessità, i miei tentennamenti, la mia fatica nel vivere la sequela del Signore, il mio scoraggiamento, la mia perdita di speranza, un po' anche in queste settimane dove siamo davvero stati provati, ecco, è davvero, perché non è ancora passata, è davvero una grande prova. Proviamo a farci davvero un po' queste domande, ripensare un po' anche a questi giorni, come ne abbiamo vissuti, se siamo davvero stati capaci di infondere e di confidare, ecco, nel Signore, nonostante la fatica, come abbiamo vissuto la nostra ansia, come abbiamo vissuto un po' le nostre paure, le nostre paure in questi giorni. Ripensiamo, e poi questo Vangelo, no, ci propone il tradimento all'interno proprio della cena
della cena pasquale. Pensate un po' la comunione e il tradimento, comunione, quanta contraddizione. Eppure, se ci pensiamo bene, la contraddizione spesso, tante volte, è di casa, nella nostra vita. Pensiamo alle nostre contraddizioni. Quante volte gesti e parole, eh? Quante volte gesti gesti e parole, eh? si contrappongono. Quante volte parole, eh? Parole, ideali si contrappongono poi alla nostra vita concreta. Proviamo a pensare, proviamo a riflettere un po' su questo, a questi giorni che magari abbiamo un po' più di tempo, proviamo a pensare un po' a queste cose della nostra quotidianità. Ecco, non pensiamo a cose troppo in là o troppo lontane, pensiamo al nostro vivere tutti i giorni, quando comunque eravamo presi anche dalle nostre azioni quotidiane. C'è un'ultima riflessione, un ultimo pensiero che mi pongo, ecco, di fronte a questa parola: perché Giuda l'ha fatto? Qual è la vera motivazione che ha spinto Giuda a fare questo gesto, a vendere Gesù, a consegnare Gesù? L'ha fatto perché era avido? L'ha fatto perché aveva bisogno di soldi? L'ha fatto perché era stanco di quella vita lì e quindi voleva trovare l'occasione per riprendere un nuovo cammino? L'ho fatto perché era deluso da Gesù, quindi voleva in un certo senso fargliela pagare? Perché l'ha fatto? Perché ha compiuto questo gesto? Non do una risposta, ecco, però le domande, queste domande che ci poniamo, davvero le lasciamo aperte, perché magari ci possono provocare, ecco, sulle nostre responsabilità, sui nostri tradimenti. Perché lo facciamo? Perché a volte facciamo fatica. Domandiamoci profondamente, il perché, le motivazioni, perché trovare delle motivazioni sincere a noi stessi, agli altri possiamo raccontare quello che abbiamo voglia, ma da raccontare, dirci a noi stessi le motivazioni profonde, sono il primo modo per poter davvero cambiare stile di vita, cambiare magari alcuni nostri atteggiamenti. Ecco. Concludo proprio così questo nostro appuntamento, questa nostra riflessione. Ovviamente nei prossimi giorni lasciamo spazio con le celebrazioni del Triduo Pasquale vissute in maniera davvero un po' inusuale, come mai avremmo desiderato viverle. Con le vivremo in maniera inusuale, però le vivremo comunque con la stessa intensità e con lo stesso valore che avrebbero celebrate in circostanze normali. Ecco a tutti, questa sera voglio davvero di cuore augurare un buon Triduo Pasquale e gli auguri più sinceri per la prossima Pasqua, e buona serata a tutti.